Finisce in parità il derby tra Avezzano e Vastese. Succede tutto nella ripresa. Marzicani avanti con il gran gol di Lorenzo Bianciardi, pari aragonese con il colpo di testa vincente di Simone Greselin. L'Avezzano parte per confermare il primato in solitaria dopo le 3 vittorie consecutive. Squadra che vince non si cambia. Scorsini conferma l'11 vittorioso con Monte Giorgio, Roma City e Cinzia Albalonga. 3-5-2 completato dagli ex di turno Dos Santos e Bittaglie. Schieramento a specchio per i vastesi con Ferrazzoli che conferma Di Nardo e Ricciardo in attacco e Greselin con compiti di incursore. Le due squadre giocano a viso aperto sin dai primi minuti. Il primo spunto degno di nota è di Bittaglie, ma del giudice se la cava in 2 tempi. Al decimo alza il pressing la vastese. Greselin soffia il pallone a filosa. Coco si fa trovare pronto sulla conclusione del numero 10. Dopo una fase di stanca alla metà del tempo torna a farsi vedere l'Avezzano. Ancora con l'iniziativa di Bittaglie, il pallone arriva poi sui piedi di Bianciardi che spara in curva. La replica della vastese passa per i piedi di Di Nardo. Buono spunto del 9, non assistito nella circostanza dai compagni di reparto, e sventa l'occasione la difesa biancoverde. Al 33esimo altra iniziativa di Bianciardi che raccoglie di testa il traversone di Zanon, impresa facile del giudice. 5 giri di lancetta e marzicani vanno a centimetri dal vantaggio con la combinazione tra Sisse Bittaglie e il bolide del numero 10 che sfiora il montante alla destra di del giudice. All'intervallo Ferrazzoli cambia Sansone e Maiorano per Bracai e Favo e i suoi approcciano la ripresa con un piglio più propositivo. 20 secondi e Di Nardo impegna Coco che si distende e blocca la sfera. Scorsini replica con Casolla al posto di Bittaglie, ma il pallino del gioco è ancora tra le mani degli aragonesi che impensieriscono ancora la porta di Coco con la conclusione a botta sicura di Greselin. Nel momento migliore degli ospiti arriva però il vantaggio dell'Avezzano. Zanon vede un corridoio per Bianciardi che fa partire un bolide mancino che si insacca sotto l'incrocio. Nulla da fare per del giudice, Avezzano in vantaggio. I vastesi accusano il colpo e i marzicani legittimano il vantaggio, prima con la conclusione fuori misura di Sissé, poi con la ripartenza che Dos Santos spreca malamente non riuscendo a servire il solissimo Casolla. La dura legge del gol colpisce i biancoverdi che al 35esimo subiscono il pari. Busetto pennella su punizione per la girata di Greselin che beffa Coco e fa 1-1. Avezzano però non demorde e va vicino al nuovo vantaggio 3 minuti dopo con il tentativo di Casolla bloccato da del giudice. Il portiere aragonese è provvidenziale nel secondo minuto di recupero quando si immola sulla conclusione del neentrato Carrotta. Finisce in parità, l'Avezzano perde il primato in classifica ma conquista il quarto risultato utile di fila. Buon punto anche per la vastese che dà continuità al successo contro il Roma City. Io ho fatto i complimenti alla mia squadra per la prestazione che hanno sciorinato oggi contro una grande squadra, contro una squadra da un valore tecnico individuale altissimo. Sapevamo benissimo che se avessimo commesso mezzo errore contro le bocche di fuoco della vastese ci poteva costare caro. Siamo stati perfetti per 70 minuti. È chiaro che contro una grande squadra, se crei come quello che abbiamo creato noi e non chiudi la partita, è chiaro che la partita, soprattutto in Serie D, soprattutto con squadre così forti, è sempre in gioco. Quindi io non ho niente da imputare ai ragazzi, sono un allenatore, quindi giudico la prestazione c'è stata, la prestazione è stata importante. Ripeto, c'è sempre una squadra forte di contro, era un derby atteso, è chiaro che c'è rammarico per come è finita, soprattutto anche perché nei minuti di recupero abbiamo avuto due grandissime, ulteriori grandi palle per andare a vincere la gara, quindi non posso imputare niente alla mia squadra. È chiaro che c'erano due grandi squadre in campo e è uscito fuori un pari che archiviamo senza nessun problema. Quarto risultato utile consecutivo, noi stiamo facendo un percorso, non ho mai guardato la classifica, non abbiamo e non ho mai illuso né me stesso né nessuno. È chiaro che per mantenere, per arrivare prima possibile alla salvezza, c'è da fare un percorso di continuità. Questa continuità c'è perché dopo 3 vittorie ci poteva stare un pari. È chiaro che abbiamo fatto del tutto per vincerla, però c'era anche un avversario. Nel primo tempo abbiamo sofferto un pochino la loro forza fisica e la loro brillantezza, perché avendo giocato sabato erano un pochino più freschi di noi. Nel secondo tempo abbiamo preso meglio le misure, abbiamo fatto qualche correttivo e la partita era in equilibrio, non c'erano state grandi occasioni perché tutte e due le squadre hanno creato qualche presupposto, ma conclusioni a rete non ce ne sono state.
Nel momento in cui l'Avezzano ha trovato il gol, i ragazzi sono stati bravissimi a non perdere la calma, a continuare a giocare come stavano facendo, e credo che il pari alla fine ci possa stare un pareggio meritato, e che le squadre, che per quello che è successo in campo, sia risultato giusto.